Ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovo video, piccolo gameplay tratto dalla beta di The Division, dalla Open Beta che c'è stata qualche giorno fa. E vi avevo detto che ne avremmo riparlato poi con questa open beta. E in realtà questo è un piccolo video di aggiornamento rispetto al video che avevo pubblicato dopo aver provato la close beta, quindi se non l'avete visto vi rimando a quel video per la mia opinione generale sulla, su The Division, sull'idea che mi ero fatto giocando a quella beta. Vi lascio comunque il link di quel video qua a schermo. E questo è un piccolo video di aggiornamento perché l'altra volta non l'avevo provata molto approfonditamente. Stavolta ero giocato più o meno 2-3 ore tra la versione PC e quella PS4. Perché essendo open beta l'ho scaricata anche per PC, volevo provarla soprattutto per vedere la differenza a livello tecnico. E cominciamo da qui, visto che ho toccato subito l'argomento. E effettivamente c'è un bello stacco: eh, nel senso che su PC è stato fatto un gran lavoro, stavolta la versione PC non è così lontana da. E i filmati di gameplay che avevamo visto alle varie conferenze, di presentazioni, eccetera. Devo dire che si è visto che stavolta la versione PC non è un semplice porting, ma c'è stato un lavoro proprio a parte perché tecnicamente è veramente veramente molto molto bello. Su console, ovviamente, lo state vedendo anche dalle immagini, lo è molto meno. È un gioco un po' sotto la media a livello grafico, va detto, non è che sia sto granché. Però eh, ci si può passare sopra anche perché è un MMO, come tutti i giochi di questo tipo in genere, tecnicamente non, non fanno mai grandi cose. Quindi diciamo che ci si può passare sopra. Eh, no, volevo parlarvi un attimino più che altro della Dark Zone, perché l'altra volta le ho detto che non sapevo neanche se c'era nella band, non l'avevo provata. Stavolta l'ho trovata e l'ho provata. La Dark Zone è veramente una figata, veramente, veramente divertentissima. Che cos'è? Lo dico brevemente, ma dovreste già saperlo tutti, quindi non mi ci soffermo troppo. È sostanzialmente il comparto PvP del gioco, o almeno è una parte del PvP. Non so se poi ci saranno anche altre modalità. Questa Dark Zone, altro, non è che una zona della città, una zona della mappa, chiusa, diciamo, recintata, all'interno della quale si può girare liberamente. Si incontrano altri giocatori e ci si può uccidere, ovviamente, perché, come detto, è. Eh, il comparto PVP del gioco. Eh, la particolarità è che quando si viene uccisi, si perde tutto ciò che si è guadagnato in quella sessione nella Dark Zone. Quindi io vado in giro per la Dark Zone, uccido un tot di altri giocatori. Altri nemici. Quindi, prendo delle ricompense, raccolgo, magari non so, le loro armi, adesso sparo. Non so esattamente, non mi ricordo in cosa consistono le ricompense. Comunque, tutte le ricompense che ottengo, me le porto diciamo fisicamente addosso. Se vengo ucciso. Chi mi uccide può prendere tutto quello che avevo addosso. Chiaramente tutto quello che avevo guadagnato in quella sessione della Dark Zone. Quindi non significa che se io avevo, che ne so, un equipaggiamento, magari dei vestiti e un fucile che avevo guadagnato ad esempio giocando in PVE giorni prima. Sparo a caso: eh, non è che se entro con quell'equipaggiamento nella Dark Zone rischio di perderlo, no. Cioè, mi raccomando, non cadete in questo equivoco, si perde soltanto ciò che si è guadagnato giocando in quella sessione e C'è anche un modo ovviamente per evitare che questo accada. Come si fa? Eh, chiamando l'elicottero nelle zone di estrazione, arriva questo elicottero, cala giù una corda, poi attaccate alla corda la roba che avete recuperato giocando e la mettete al sicuro. L'elicottero la porta al sicuro. Ovviamente questa meccanica genera delle dinamiche fighissime poi all'interno delle partite. Perché quando voi chiamate con il flare l'elicottero, l'elicottero non arriva subito, c'è sempre un minutino, un minuto e mezzo d'attesa. Eh, ma anche gli altri giocatori vedono che state chiamando l'elicottero alla zona di estrazione quindi corrono lì per cercare di uccidervi prima che depositiate appunto gli oggetti che avete recuperato sull'elicottero quindi eh, è, diventa una figata per questo e stimola anche molto la cooperazione perché se si è da soli non si va da nessuna parte e se questa cosa l'avevo già capita giocando alla close beta ne ho avuto la conferma al 100% giocando a questa open beta giocando nella dark zone perché è fondamentale per una squadra Possibilmente, giocare con amici con cui si può parlare, chattare in tempo reale perché è importantissimo coordinarsi. Perché altrimenti si viene veramente mangiati vivi. Nel senso che abbiamo visto a girarsi per la Dark Zone altri veri e propri clan. Comunque, nessuno si muove da solo, ovviamente, perché non ha assolutamente senso. Quindi eh, ecco lo ripeto di nuovo: l'avevo già detto. Se pensate di comprare The Division per giocarlo da soli, risparmiatevi i soldi. Non prenderlo probabilmente neanche a 20 euro. Perché. È un gioco fatto e pensato per essere goduto in compagnia, in gruppo. Eh, da soli non si va veramente da nessuna parte. Non è proprio un gioco pensato per, per giocatori solitari. E quindi in conclusione ho avuto la conferma che The Division sembra essere veramente un gioco promettentissimo. Non vedo l'ora che esca. Ho una gran voglia di giocarci. E questa Open Beda mi ha confermato quanto di buono avevo già intravisto nel nell'ora di gioco più o meno che avevo passato sulla cross beta quindi ripeto vi rimando ancora il video per avere un quadro più completo della mia opinione su questo gioco e... e quindi niente questa era la mia opinione adesso aspettiamo che esca il gioco ne riparleremo sicuramente e... voi ditemi la vostra nei commenti visto che la beta comunque era aperta immagino l'abbiate provata un po tutti o quasi e fatemi sapere cosa ne pensate e... e quindi niente ci vediamo con i prossimi video ci vediamo domenica penso col con la carriera, allenatore, e, e niente. Un saluto, ciao!